Ma quando Torino, Milano e Cortina, e poi purtroppo Torino in modo miope, si è tirato fuori da quel progetto sulle Olimpiadi invernali, significa far vedere al mondo che c'è un cluster che va dall'ovest all'est d'Europa, perché noi non siamo Italia, dovremmo cominciare a ragionare anche in termini europei. Ti ho detto l'altra volta una cosa giustissima in TV, cioè se si va in Europa e si discute che il MES non va bene perché sostanzialmente è meglio trovare uno strumento di solidarietà, non si rende merito al sistema industriale italiano. Il sistema industriale lombardo, io l'ho studiato con Valentina Aprea, è la quarta regione più importante in Europa. Ma quella regione ormai, dopo il 2008, ha costruito un nuovo triangolo industriale con il Veneto e con la meccatronica dell'Emilia-Romagna che prevarica i confini regionali politici. Sostanzialmente chi vive adesso a Reggio Emilia con l'alta velocità e lavora a Milano si è trovato in una città molto bella dove peraltro le plusvalenze immobiliari stanno crescendo perché la qualità della vita, anche grazie alle infrastrutture, si è alzata, ma nello stesso tempo è a mezz'ora da uno dei cuori centrali dell'industria, dei servizi e della produzione industriale europea. Il salto di qualità è tutto culturale e da questo punto di vista devo dire che il Nord, nonostante alcune resistenze, sta dimostrando molta più proattività rispetto al resto del paese. Certo, ci sono alcune resistenze culturali, il caso di Torino è emblematico. Cioè, la scelta di Torino, che peraltro aveva già le infrastrutture per ospitare le Olimpiadi dopo il 2006, quindi significava in qualche modo rimetterle a sistema e costruire un'unica grande infrastruttura, anche se vuoi di brand dall'ovest all'est dell'Italia del nord, il fatto che Torino non abbia accettato questa grande sfida la dice lunga su quale poi è l'impatto vero del nostro paese sulle grandi occasioni mancate. Perché poi il termine della visione che citava Antonio significa anche che qualcuno la responsabilità se la deve prendere. Faccio un esempio che può sembrare una banalità, ma quando riapriamo le fabbriche, c'è qualcuno che inevitabilmente, qualcuno del governo, dovrà anche chiedere ai magistrati, non dico di chiudere un occhio, ma certamente di costruire uno scudo intorno agli imprenditori, perché ci siamo lasciati con lo scudo dell'Ilva, poi ci siamo lasciati con le concessioni autostradali, un anno di discussione allucinante, no? E se davvero vogliamo rimettere il tema dell'industria al centro del dibattito, adesso al povero imprenditore che dovrà certamente fare degli investimenti, e non parlo di Fiat Chrysler, parlo del piccolo imprenditore che ha 10 dipendenti, che dovrà farli lavorare in grande sicurezza, che li ritiene da sempre una parte fondamentale della sua famiglia, perché non è capitale umano, quello è capitale della sua famiglia, da un punto di vista umano, culturale, di sensibilità e quant'altro. Adesso gli dovremmo dare le condizioni davvero di mettersi, no, in regola per competere. Bisogna vedere come l'Italia interpreta questa fase 2, perché se la interpretiamo con i modelli della fase 1, al di là della coercizione, ma con questa burocrazia che ancora continua a imperare, non penso che le imprese non riaprono. Le imprese forse riaprono, ma chiudono dopo un giorno. Quindi noi ci dovremmo interrogare su che modello realizzare. E la cultura purtroppo non si crea dall'oggi al domani, ma queste fasi emergenziali servono proprio per accelerare dei processi che erano in luce. Alcuni ospedali in Italia erano bloccati da 10 anni, in 2 settimane con investimenti di 15-20 milioni di euro. Non si sa dove sono stati presi, ma comunque quegli ospedali sono stati realizzati. Poi adesso ospiteranno pazienti Covid, ma tra un anno sono delle infrastrutture del sistema sanitario di cui tutti possono beneficiare. Allora adesso c'è bisogno di fare questa accelerazione.